Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi voglio farvi vedere il nuovo animaletto che non è mio, ma è di mio fratello. Ed è un criceto russo, come vedete. È molto simpatico, è un cucciolino. L'ha preso all'esotica, credo che c'è la fiera degli animali esotici dove ci sono i serpenti, eccetera. Io non ci sono andato però. E niente. Questo è il suo nuovo piccolo terrario, lì c'è il suo Scotex, e dietro c'è un piccolo buco dove può nascondersi. E niente, è qua da 2 giorni, bello vispo. Il beverino, i suoi semi. Non ci sono semi di girasole perché sono grassi, per quello che ho letto, visto che non sono molto informato su questo animale perché tipo è arrivato ieri di colpo, io non sapevo che dovesse arrivare, quindi niente, ho cercato di informarmi velocemente. E niente, credo di sapere più o meno l'essenziale. Scrivetemi nei commenti se c'è qualche accorgimento in più da tener conto per tenere bene questo piccolo animaletto. E niente. Eccolo qua, questa è la sua tana. Vi ricordo che è mattina abbastanza presto perché se no, perché è mattina presto perché i criceti non vanno mai svegliati, è quello che ho capito. Infatti è attivo qua lui, cioè non l'ho svegliato io. Questa gironzolano, tra poco andrà a dormire là dietro, presumo. Un po' più si arrampica adesso. Troppo bello, sta bevendo. ASMR. Contenta poi del tuo. Quanta sete hai? Ah, il suo nome è Edison. Si chiama Edison, non gliel'ho dato io il nome. Come beve? Anche il ratto adesso. È molto simpatico perché sale, tu gli metti la mano e sale. Anche piccolino. Le dimensioni della gabbia. 60. C'è un tipo un terrario, oh, sono truffato. Per 30, sarà 50 cm di altezza, ma è fino al riempito sarà 20-30 cm. Però vedete che da qua comunque può scavare, un criceto abbastanza piccolo. Ah, devo prendergli la ruota, dovrebbe arrivare fra poco, in teoria. E niente, perché fanno molta attività fisica. Eccolo lì che sta bevendo. Quanto fa ridere, è piccolissimo. Edison, ma ciao! Mi ha messo le zampine. È molto simpatico come animaletto. Ritorna nella sua tana. Ciao. Ciao, c'è un dito sopra. Signora Edison! Buongiorno. Cosa sta combinando? Dai che faccio una bella foto. Edison. Come vedete gli piace abbastanza la gabbia. Sto scavando. Vediamo se è arrivato fino a qua in fondo. Perché qua c'è la segnatura, quindi si vede se arriva. Sì. Sto scavando. Guardate come scava. Che bello! Sta scavando, non è bello. Edison, cosa hai combinato? Tratto! Ma ciao! Sto pieno di segatura. C'era tipo il suo buco. Ma lui l'ha scavato, ne ha scavato un altro. Quindi poi se la sistemerà lui la gabbia. Qualcosa di strano. Oh, è andato dietro un buco? Vediamo se qua c'è un semi di girasole per caso che mi è scappato da dove. Io vado a vedere le mie mani. No, non ci sono. Oh sì, uno. L'unico, eccolo qua. Bisogna. Ne va dato uno al giorno massimo perché sono molto grassi i semi di girasole e lo fanno diventare obeso. Non so se sia obeso questo coso qua, so che è molto puccioso. Che bello! Guarda di come sta cercando di rovistare.
quello lì che ha trovato il segreto. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo nuovo animale vi piaccia. Niente, noi ci vediamo al prossimo episodio, aia, non mi sgagnare il video. Noi ci vediamo al prossimo episodio e niente, ci vediamo, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti, io vi saluto, ciao!